Ciao Tubicine, video review e informativo. Devo dirvi alcune cose importanti e alcune informazioni. Per questo mi sono scritta tutto qui. Sono in un altro posto della casa, ma a voi non interessa. La luce so che fa schifo, però ho acceso la telecamera e ho iniziato a girare dove mi trovavo. Allora, prima di tutto, non ci sarò per un po' di giorni da domani mattina e ritornerò settimana prossima. Andiamo giù a festeggiare il primo anno del nipotino, quindi non sarò qua. E probabilmente scriverò anche poco su Facebook perché sapete che io dal telefono non credo di portarmi il computer. Comunque, tornerò la settimana prossima, quindi non è una vita. Poi, altra informazione importante, non so se riuscirò a scrivere l'articolo dettagliato che metterò sul blog robiberta.com di un corso che ci sarà a Roma di make-up. Questo corso è fatto dalla società sulla quale io mi appoggio per i corsi ed è Adamis Group che si trova a Roma, delle quali mi avete già sentito parlare nel video dove vi parlavo di quell'iniziativa sulla corsa con la Nike che c'è stata per il mondo del make-up, che c'è oltretutto in questi giorni, un'iniziativa sportiva. Loro fanno anche corsi, come alcune di voi mi hanno scritto, si sono già interessate, e questo corso sarà lanciato a Roma, quindi per tutte le ragazze che abitano lì vicino. Vi scriverò tutto in modo dettagliato nell'articolo perché le ragazze che andranno a questo corso comunque si interesseranno. E si iscriveranno ovviamente al corso, riceveranno un omaggio, non so bene di cosa si tratta, però mettendo una parola d'ordine che sarà poi una parola d'ordine che riporta a me, diciamo, che vi scriverò comunque nell'articolo che metterò sul blog. Quindi state all'occhio che sul blog vi scriverò nei prossimi giorni, al massimo la settimana prossima, un articolo con nel dettaglio tutte le caratteristiche principali del corso e di cosa tratta e un pochino di altre informazioni e ovviamente l'indirizzo email al quale puoi scrivere per informazioni maggiori. Poi vediamo cosa avevo scritto. Volevo farvi un video review, che è una cosa che non faccio da tantissimo. Ah sì, domani mattina al massimo vi metterò sempre sul blog robiberta.com. Se facevo in questo video anche l'estrazione diventava una cosa infinita, già sarà lunga. E quindi vi metterò le foto del desktop dell'estrazione delle tre vincitrici, tre o due? Non mi ricordo più, del concorso che è appena finito, quello per un anno su YouTube. Quindi massimo domani mattina saprete tutto, in modo che poi mi metterò in contatto e spedirò anche, ho ancora dei pacchi da spedire, ma ho tutto accumulato lì e farò una spedizione unica. Volevo mostrarvi alcune cose che... poi, sempre riferito al discorso concorsi, state sempre all'occhio perché appena torno ci sarà una sorpresa ed è in parte la sorpresa che vi avevo detto su Facebook, anche se alcune di voi hanno pensato che la sorpresa fosse l'entrata della mia migliore amica, una delle mie migliori amiche nella casa del Grande Fratello, in realtà non era quella la sorpresa, anche se alcune hanno creduto che fosse quella. Sì, ve l'ho scritto sul blog ed è entrata una delle mie più care amiche d'infanzia nella casa del Grande Fratello. Lo so che magari qualcuno dirà chi se ne frega o che cosa triste, però insomma vederla lì, sapere di poterla vedere lì tutti i giorni per tutta la compagnia. Poi comunque sappiamo che era una cosa alla quale lei teneva particolarmente, quindi siamo contentissimi. Video review, che è più che altro un video review su alcuni regali che mi sono stati fatti da alcune ragazze che conosco e da alcune ragazze, alcuni di voi che sono state carine e mi hanno mandato questi regali a casa. Allora, questi sono le parti. Prima vi faccio vedere le cose che ho acquistato io, poi vi faccio vedere i regali. Allora, questa qui è nuova collezione di Essence, sono le salviettine, quelle per l'oleosità del viso, Oil Control Paper. Le fanno anche in altre edizioni, sono sempre quelle, io le ricompro sempre. Smalto, di questi qui super mega metallici, Multidimension è sul violetto ed è il numero Purple Diamond 59. Revlon, questo verde qui, non si vedrà niente con questa luce, però insomma,
faremo di meglio, magari vi metterò delle foto. Vedete, è leggermente glitteroso ed è veramente bello. Ed è uno dei verdi che, come sapete, andranno molto quest'anno. Poi ho tenuto lo smalto anche se non vedevo l'ora di toglierlo per mostrarvi questo smalto qua, che è il 49 di Debbie, che in realtà, come potete vedere, dovrebbe essere bellissimo. In realtà sull'unghia non mi piace per niente perché, come vedete, diventa rugosa, cioè fa proprio tipo le grinzette, perché secondo me lo smalto si asciuga, come ve lo spiego, arricciandosi sui vari glitterini che ha all'interno e vi fa l'unghia rugosa. Infatti, vedete un po', si vedono un po' tipo i granellini ed è un effetto bruttissimo, soprattutto per uno smalto con dei micro glitter così belli. Quindi questo qua lo boccio, il numero 49 Debbie, cosa strana perché comunque a me solitamente gli smalti di Debbie piacciono tanto. Poi sempre del Return to Paradise di Essence ho preso questo qui, che è uno dei due arancioni che ci sono. Io ho scelto lo 04 Fruit Punch, scritto così, e è il più chiaro dei due. Mi piaceva perché era un colore un po' strano, anche se magari non esclusivamente invernale. Poi ho preso questi due qui, che sono, in realtà ora questo guardando la casa sembra un po' quello di Chanel, i particulier, però si chiamano Bubblegum e Miss Jagger Green. Vabbè, sono questi due colori di questa linea, che in realtà è una linea di accessori, che è aperto da poco in un centro commerciale a Ferrara. E mi piacciono tanto le sciarpine, questa non è una delle loro, comunque anche gli accessori, gli orecchini hanno cose molto particolari, anche gli occhiali da sole. E adesso hanno iniziato anche, erano arrivati proprio quel giorno lì, con una linea di smalti dai colori abbastanza strani, quindi li ho acquistati. Poi ho ceduto, lo so, non è, cioè, era una cosa che tipo dicevo sempre, mai le comprerò, guardando quelle di Sephora, però queste qui, cioè, erano troppo sfiziose e poi per 1,49 € le ho prese. Sono gli adesivi per unghie di Essence. Non so perché le ho presi, sinceramente, però sono incuriosita e vorrei provarli. Easy on e easy, no, easy off. Sono 14 e insomma dicono che durano e poi c'è, guardate, le due fantasie. Sono troppo belle, cioè sono un po' particolari, però alla fine io ho pensato che non riuscirei mai a farmi una manicure del genere e quindi proverò, non lo so, vi farò sapere per quelle lì. Poi, ho preso una cosa ma ora non ce l'ho qui, l'ho dimenticata. Vabbè, vi faccio vedere questi che sono i due campioncini della stessa cosa. Vi avevo mostrato di Erbolario quest'estate la crema, cioè l'acqua profumata della Peonia e vi avevo detto che io me ne ero innamorata. Infatti non potendo utilizzare delle creme tanto profumate per il corpo, soprattutto d'inverno che ho bisogno di magari più idratazione e utilizzo creme più specifiche, vado di acqua profumata e queste qua non mi hanno mai dato nessun tipo di fastidio e mi piacciono perché si sentono, profumano anche un pochino i vestiti e non mi hanno dato nessun fastidio durante l'estate, quindi ho pensato di comprarne una anche per l'inverno e ho preso quella nuova che è il frutto della passione ed era appena uscita anche quella ed è molto buono come profumo anche se è un pochino più intenso e quindi secondo me, cioè io l'ho trovato un pochino più invernale. Poi, sempre di Essence, me l'ero scordata, ho preso la lacca Pocket da borsa, che ho trovato geniale, e, di queste qui, tipo a spruzzetto, cosa che... Ah no, credo che fosse... Invece è continuo. Beh, ancora meglio. E dice che ha 20 usi, ora ne ha 19. E niente, l'ho trovata carina da borsa, è piccolina. Ogni tanto, tipo, anche per dare un pochino di volume o se avete delle acconciature, va benissimo. Poi da Accessorize volevo farvi vedere questi, che in realtà li devo ancora trasformare. E sono due di quei gingilli da attaccare al cellulare che io trasformerò in due orecchini. Anzi, ora li lascio qua così, poi li faccio subito. Magari poi vi metterò una foto. Cioè, sono veramente belli, hanno il rossetto e una bocca. Sentite il rumore, stanno aprendo e chiudendo il portone qua sotto. Poi, sempre di Essence, una cosa che volevo provare e volevo chiedere ad alcune di voi se le avevano già provate, sono le strisce, quelle per i punti neri, e queste qui sono quelle per il naso. In realtà ho visto che c'erano dei
buchi vuoti, quindi credo che ci siano anche quelle per il resto del viso. E volevo chiedervi, ma secondo voi se utilizzo queste anche sul frontemento? Io credo che non succederà niente, magari avranno un po' la forma particolare, non riuscirò ad adattarli bene, ma ci proverò comunque. Poi ho trovato un marchio da Coin, che poi è un marchio che vi farò vedere anche dopo in uno dei regali che mi sono arrivati, che è esattamente questo marchio qua, che si chiama Catrice Cosmetic, credo che si dica Catrice. E purtroppo, come tutte le cose belle che si trovano casualmente, poi mi viene detto che probabilmente non verrà più rifornito, cosa che mi hanno detto anche dei Simple Color, almeno per quanto riguarda Ferrara, il che mi sono arrabbiata, cioè non quella come sempre, ho detto ma scusa, ma una volta che ci sia una cosa nuova che insomma è particolare, fa dei colori, ovviamente poi non la prendono più. Ed erano finiti, quindi non è da dire gli sono rimasti tutti lì. Vabbè, comunque questo qui, stessa cosa vale per questo marchio, c'era una collezione limited edition che si chiama così, fate fermo immagine, e ho visto che c'erano rimasti due ombretti, ho deciso di prendere questo qui per il color senape che ha all'interno, che è veramente veramente bello e sono tanto tanto scriventi. E c'era un, no, il blush mi sarebbe piaciuto, ma in realtà non c'era, e c'era rimasto dei tre, solo questo rossetto che si chiama C01 Tickled Pink. Ce la farà? Eccolo là. E in realtà è un po' particolare come colore perché non è super coprente. Però, cioè, è tipo un rosso ciliegia rosa, infatti c'è scritto che è pink, e l'odore, cioè, c'è scritto, no, non c'è scritto, me lo sono inventato, me lo sono immaginato, io comunque, sa, tipo un odore troppo buono, veramente fruttato, ma non di quelli fastidiosi che dopo un po' vi stancate. Io stamattina, adesso non ce l'ho addosso, un'altra cosa che vi mostrerò poi, ma anche se non, un brufolo, non si vede niente. Non si vede nulla. Comunque, vi dicevo, l'ho indossato stamattina, sono uscita, sono andata a fare le analisi del sangue, infatti guardate che faccia che ho. E sono stata fuori, sono tornata, ho fatto colazione, arrivo in macchina, guardo, avevo praticamente, non ce l'avevo, vabbè, non avevo più il lucido, però mi erano rimaste le labbra leggermente colorate. Cioè, e quindi ho detto no, numero uno, perché non lo fanno più? E quindi, cioè, lui se ne va, l'effetto leggermente lucidino che dà, però rimangono le labbra colorate, cosa che se vedete ci sono dei giorni, tipo che magari mi trucco e non, cioè, boh, le labbra sono un po' anonime. Questo qui, anche se ve lo date, poi uscite, fate varie cose, non fa, non sbava, non fa segni particolari, ma soprattutto lascia un pochino le labbra colorate. Quindi dura e mi piace, mi è piaciuto molto. Poi ho preso questi due eyeliner in glitter di questi due colori e li ho presi allo SMA, che sono i supermercati, la linea di supermercati. E vi devo dire che uno è lo 01 Star e l'altro è il Bronze Star, che è il numero 08. Ho fatto una prova in realtà. Ho provato per ora, no, li ho provati tutti e due. Sono buoni, non pizzicano, non danno particolari problemi agli occhi, non me li hanno arrossati, non mi hanno fatto venire pruriti particolari e sono molto molto belli nel tratto. Poi quello che vedete che ho addosso ora è questo qui che è cera di Cupra, balsamo labbra, molto buono, fa anche un pochino lucidino ed è leggermente leggermente madreperlato ed è idratante e riparatore. Poi una ragazza che è una che in realtà l'ho conosciuta al Cosmoprof, però siamo diventate amiche perché abitiamo vicine, quindi ultimamente ci vediamo spesso. Ciao Ale, mi ha regalato questa qui di Essence che è per la nail care in realtà, però penso che la userò in borsa perché è piccina, ma ci sono un sacco di cose. Con all'interno questo qui della Denim Wanted, che è la collezione che trovate ora nei negozi, che è un eyeliner che ha un pennellino stupendo, so che c'è anche in grigio, lei infatti l'ha preso in grigio, cioè il pennellino è molto piccolo, è precisissimo ed è veramente valido, infatti anche lei ha detto, cioè te l'ho preso praticamente solo per il pennellino ed è nero, è un eyeliner in gel e lo devo ancora provare, è del numero 01 Vintage Style e mi ha preso un'altra cosa che non ce l'ho qua ora perché l'ho messa negli accessori ed è il braccialetto in grigio della collezione. E poi questo qui che è uno smalto in verde, molto molto, sembra nero, vabbè, molto bello ed è il numero 54 Trendsetter.
stupendo, è un bellissimo verde, quindi ti ringrazio, ciao Ale. Poi vi volevo mostrare questo, che in realtà è un regalo di una ragazza che mi aveva scritto tipo un mesetto fa, che stava facendo dei viaggi durante l'estate e aveva trovato delle cose e che me le aveva prese durante il suo viaggio, perché quando le vedeva non so, gli venivo in mente, quindi cioè, è stata troppo dolce. Quando è tornata mi ha spedito un pacco, mi è arrivato questo pacco e ho trovato questa cosa super mega dolce, che è una scatola. Come potete vedere, mi ha messo questo che simboleggia lei perché ama le farfalle, questo perché mi piace cucinare e anche mangiare, e quindi ho detto che gli ricordavo io quel pasticcino. E poi queste qua siamo, credo, io e Dora, con scritto Roberta, tutto in legno, cioè mi sono messa a piangere. Però vabbè, cioè, guarda, veramente ti ringrazio. Lei si chiama Ornella. Mi ha scritto anche il bigliettino con tutta la spiegazione, e all'interno c'era questa bustina qua, super graziosa, con anche il manichino da metterla, il manico da metterla nel polso. Poi questo, che è uno scacciapensieri a forma con tutte le mosche. Guardate. È stupendo. E poi all'interno, meraviglia delle meraviglie, c'erano tutti questi smalti della linea che io ho scoperto l'altro giorno. Ok, questo non si vede nulla, che è questa linea qui, che lei ha trovato, credo, non in Italia, ma non so dove, cioè me ne ha preso un numero indefinito, cioè me ne hai presi tantissimi, Ornella. E cioè, grazie, però insomma, sono tanti. E una matita per le labbra. Oltretutto anche questa ha un super mega pennellino da precisione meraviglioso. Gli smalti, ve li faccio vedere velocemente, sono questo qui, che è leggermente, vedete, iridescente madreperlato, ed è meraviglioso. E i numeri, ora non sto qua a dirveli perché sinceramente non li trovo. Ah, 150 Big Sp... Devo leggerli, non ce la posso fare. Facciamo una cosa, io ve li mostro e poi ve li scrivo. Facciamo prima. Quindi questo qua è il primo colore rosato. Questo qua è un altro colore che ricorda un pochino l'Orange Fizz di Chanel. Veramente bello. Particolier di Chanel. Praticamente identico. Scusate le unghie, se ne stava andando lo smalto, ma ho voluto tenerlo per farvi vedere quanto era rugoso. Poi questo violetto qui. Questo verdino, veramente bello, anche questo vedete è leggermente, non ha dei glitter, ha un riflesso all'interno molto molto bello. Questo blu qui, quest'altro marroncino chiaro, quasi grigio, però sempre con un riflesso leggermente dorato. E infine questo verde, che poi è un verde azzurro. Molto molto particolare. Io ti ringrazio tantissimo perché cioè, sei veramente stata dolce a pensarmi e a inviarmi tutto, ma soprattutto, cioè, a parte comunque le cose materiali, cioè vabbè, materiale anche questa, però è stato troppo un pensiero dolce. Grazie, grazie. Ok, questa qui era una review veloce, perché non lo è stata, per salutarvi, per mostrarvi le ultime cose, visto che era da tanto che non ne facevo una. E quindi niente, andate su robiberta.com, che lì più o meno scriverò qualcosa ogni giorno anche mentre sono via. E buon weekend, buon fine settimana e buon inizio, e ci sentiamo la settimana prossima. Ciao!